Ci siamo, sta partendo la partita per partire ai quarti di finale. È tutto pronto a Friburgo. È un muro rosso lo stadio del Friburgo, ma ci siamo pure noi. Se ne va Quadrato, dai quadra, area di rigore, Quadra, gioco di gambe, Quadra, arriva Locatelli, fagiolo di rigore, messa a terra! Quadrata ancora, la butta al centro, Locatelli da fuori! Bella, Quadrato sulla fascia, Quadrato, area di rigore, Quadrato, messa a terra! Il rigore! Mamma mia, no, per favore no! Batti e ribatti, rivediamola. Occhio al VAR. L'annullaro, piccio. Da Rabiot, Ken, no, la parla il portiere. Rabiot, ma c'è Quadrato, la palla è lunga, ma Quadrato la recupera, lo stesso Quadrato, qua, panita, fascia, panita, in area di rigore ancora, Gatti, area di rigore, Gatti, ancora sulla linea! Attenzione che c'è il check, potenzia il penalty check per la Juve, l'arbitro dice stiamo calmi, perché forse quando Gatti tira... L'ha parato con la mano il difensore del Friburgo. Lo va a guardare, perché lo para col braccio, attenzione, lo sta guardando. L'attenzione. È rigore, ce l'ha dato il rigore, perché è netto e gli deve dare pure il giallo. Già ammonito ed è rosso, il Friburgo rimane in 10, rossi come la platea, come lo stadio del Friburgo, rosso 10 e rigore per la Juve, doppio giallo, rigore per la Juve, rigore netto e parata, se no quella palla di Gatti andava all'angolino. Calcio di rigore, si mette bene la partita, vediamo se Vlahovic. Incrociamo le dita, carissimo Dusan, anzi mi metto la coppola per la fortuna. Mi devo incoppolare con la coppola. Vai Dusan. Facciamo la magia per Dusan, magia per Dusan. Coppola è la magia per Dusan, Dusan, sbloccati che te lo meriti, Dusan. Vai Dusan. Calcio di rigore, Dusan. Dusan dagli 11 metri. Dusan. Fischia l'arbitro, sbloccati Dusan, sbloccati, parte Dusan e gol! Dusan Vlahovic la mette dentro, il portiere quasi la para. Ma va dentro la coppola, porta fortuna a Dusan. Dusan, la coppola ti porta fortuna. Juventus in vantaggio a Friburgo 0-1. Parte il secondo tempo. Friburgo 0, Juventus 1. Loro sono in 10. Portiamoci a casa
questa partita che ci porta ai quarti di finale. Partiti! Chiudiamola sta partita, chiudiamola! Se ne va Cuadrado! Quadrado, questo limite dell'area Cuadrado, sbaglia il passaggio. Ma attenzione, Kenny! Alla rigore Kenny! Mamma mia, che si è mangiato Moise Kean! Ecco i cambi. Mancano meno di 2 minuti. Dai Rabiot, chiudiamola. Vai Chiesa, alla rigore, Chiesa! Salto l'uomo! Chiesa, attraversa! È sfortunato sto ragazzo, è sfortunato. Rabiot, Chiesa nel rigore, Chiesa! Durazzero, l'abbiamo chiusa, si vola ai quarti di finale di questa Europa League. Chiesa, dopo la traversa, la butta dentro, 2-0, e la chiudiamo! Bravissimo, perché in una prima torna con continuità e siamo tutti felici. La Juve vince... Ed è finita! Si vola ai quarti di finale dell'Europa League, perché dobbiamo crederci fino alla fine. Forza Juventus! Allora, andiamo subito ad analizzare questi 90 minuti che ci hanno portato ai quarti di finale. Una partita che la Juve parte come un diesel, parte pian pianino, ma quando la Juve inizia a mettere pressione al Friburgo e iniziamo a tirare in porta con quasi tutti i giocatori, arriva quel calcio di rigore che cambia la partita. Ma non è un calcio di rigore che è arrivato per fortuna, è arrivato dopo un gol annullato a Vlahovic, perché la Juve per un pelino di fuorigioco non andava in vantaggio prima, ma la Juve il gol aveva sperato più di un'occasione. E una cosa che voglio dire, prima che qualcuno può parlare, la Juve non ha giocato, la Juve non ha dominato, il Friburgo non ha fatto un tiro in porta, non c'è una parata di Wojciech Szczęsny che io ricordo, forse una su un colpo di testa sullo 0-0 che toglie quella palla dall'angolo, ma poi basta. È stata solo Juventus, e quel rigore è stato meritato perché la Juve ha fatto pressione alla squadra. C'era l'espulsione prima ancora del giocatore che fa il fallo di mano, fallo da ultimo uomo su Vlahovic non fischiato, perciò qualcuno che si vuole attaccare alla moviola deve stare muto. Antijuventino, stai muto, che la Juve vola anche quarti di finale, non è Champions League, Europa League, ma me ne frego, vediamo a fine anno chi porterà una coppa a casa. Raggiungere quarti di finale o semifinale di Champions, ma una cosa conta a fine stagione, portare un trofeo, vediamo chi lo porterà. Questa Juve stasera ha dimostrato in Europa, senza il santo Santa Di Maria, di poterla portare a casa, perché i giocatori hanno messo il cuore, sanno soffrire ma sanno reagire, hanno messo il cuore stasera. Non si vince 2-0 per caso, non si vince 2-0 per caso. I complimenti li voglio fare a tutti i ragazzi, al mister, ma soprattutto a coloro che hanno fatto la trasferta, i tifosi che sono andati fin lì a sostenere la Juventus. Di questo noi dobbiamo andare orgogliosi tutti. Stasera non voglio prendere né il migliore in campo né il peggiore in campo, perché non ha nessuna importanza chi è stato il migliore e chi è stato il peggiore, perché per me stasera a portare a casa il risultato è stata la Juventus, e questo a me mi basta. E avanza, signori miei, testa ai cartonati, testa a quelli che vincono e nei tribunali, testa ai prescritti, perché domenica c'è subito Inter-Juve. Io sono già carico, penso a loro, perché dobbiamo andare a San Siro per batterli. Signori miei, se questo video patatrammi vi è piaciuto, iscrizione al canale perché è gratis, io sono sempre con voi, lasciate un like, commentate e attivate la campanella così non vi perdete mai un video, e siamo sempre live fino alla fine. Forza Juventus, io mi ne vaio, ossa benedica a tutti, ciao! La coppola ha portato fortuna, la magia della coppola siciliana.